Legge Leonardo Petrillo. Mio caro amico Carl, ti scrivo queste poche righe per raccontarti quello che ho visto durante il 40° anniversario della DDR. Quel giorno memorabile feci una camminata con due amici per informarci su quello che stava succedendo. Lo spettacolo fantastico dei fuochi d'artificio in onore del 40° anniversario del nostro Stato era appena finito quando passammo dalla Stargarterstrasse. Proprio all'incrocio con la Schönhauserstrasse vedemmo un casino di forze dell'ordine. Nell'avvicinarsi sembrava un misto tra un film americano e George Gross. Un puzzle affascinante, un incastro di dozzine di macchine della polizia e centinaia di poliziotti che giravano senza evidente motivo brandendo delle mazze. Fu una scena affascinante e ridicola allo stesso tempo. La gente veniva, guardava e se ne andava, come allo zoo. Non davano ordine di sciogliersi e le persone che mostravano la loro carta d'identità per poter passare venivano arrestate. Stavamo lì da circa un minuto e avevamo appena deciso di andarcene che si precipitarono anche su di noi urlando: eccoli qua, vieni, 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 vieni! Ci sbatterono prima contro un muro, poi su un camion. Donne, ragazzi, anziani. Le persone erano esterrefatte. Al comando di Immanuel Kirchstrasse ci divisero in maschi e femmine. A ogni parola da parte nostra ci sgridavano o addirittura ci picchiavano. Picchiarono anche un signore anziano che continuava a dire incredulo: mi picchiate? E rispose al sopruso schiaffeggiando un giovane poliziotto. Non riusciva a capire perché ci terrorizzavano ed era sull'orlo di un infarto. Dovevamo stare con le facce al muro e le mani sui fianchi in dei garage appena intonacati. Questi garage si trovavano a quanto pare in tutta Berlino. Dopo circa un'ora ci portarono in macchina, sempre tre persone e quattro poliziotti, nel carcere di Rummelsburg. Ci fecero stare per due ore nel cortile del carcere che nel frattempo si riempiva di camion e furgoni. Fuori giravano agenti in divisa, in calzoni da caccia, stivali alti e con delle mazze in mano. Il trattamento delle persone dipendeva da chi le accompagnava. Il nostro viaggio era accompagnato da un ragazzino esile in divisa che ci chiamava carne fresca e ci diceva che avrebbe mandato il suo cane senza museruola. Era così agitato che balbettava. In altri viaggi picchiavano le persone senza motivi e senza preavvisi. A un uomo che sentiva il bisogno di andare al bagno rispondevano: se la faccia addosso, tanto è già puzzolente. Bisogna che tu sappia che faceva molto freddo e molte persone non erano vestite in maniera adeguata per potersi proteggere dal gelo. Dopo circa due ore portarono tutte le macchine, i camion e i furgoni in un altro cortile per fare spazio ai nuovi arrivi. Venivamo scaricati e presi ammazzate nello stomaco. Era orribile, amico mio. Poi attraversammo dei corridoi illuminati pieni di poliziotti che ci accompagnarono alle celle dove ci chiusero dentro. Le celle misuravano circa 15 metri quadri, eravamo in 35. Le donne venivano trattate un poco meglio. Molti stavano seduti sul pavimento che era freddissimo. All'inizio mi meravigliai per le strane acconciature di alcune persone e mi chiedevo se portassero del gel nei capelli. Respinsi però l'idea quando capii che queste persone si erano visti lanciare dell'acqua addosso dagli idranti. Una scena particolarmente degna di essere raccontata fu la visita nei bagni. Andavamo a turno, due uomini e due sbirri, uno solo per aprire e chiudere le porte a chiave. Ordini come: a destra, dritto, veloce, veloce, muoviti, cetriolo, ti faccio vedere io. E altro della stessa qualità ci accompagnavano fino alla stanza dove facevano il controllo delle carte d'identità. Era l'anticamera del bagno. Entrando nel gabinetto ho notato due water separati da una parete alta 1,20 m, di fronte a due urinatoi e un lavandino. Mi abbassai i pantaloni senza crearmi problemi e cominciai a defecare in tutta tranquillità. Mentre il ragazzo di fronte a me aveva dei problemi a liberarsi dei bisogni. Ovviamente molti hanno dei problemi ad andare di corpo scortati da due poliziotti con delle mazze, ma per me è valso proprio il contrario, che dirti. Dopo circa sei ore cominciarono a riordinare le fila. Io e altre 20 persone siamo stati messi in un furgone e portati al comando di polizia a Hellersdorf. Arrivati lì dovevamo percorrere velocemente dei corridoi e delle scale per sederci a terra senza appoggiarci alle pareti. Avevo lo stomaco sottosopra dopo la corsa nel furgone. Mentre stavamo seduti, all'improvviso entrarono in due dozzine con delle mazze.
Avevo notato le porte imbottite ed ero convinto che ci avrebbero ammazzato di botte, ma non successe niente, a parte il fatto che non ci facevano né dormire né parlare e ci facevano stare seduti su quel pavimento freddo e duro. Ogni tanto entrava un uomo alto e pesante, sembrava Manfred Krug, chiamandoci uno per uno: Riccio, sì Riccio, tu, sì sì, tu mi piaci, sei il prossimo. Pensavamo che si trattasse di prendere i nostri estremi, ma non eravamo sicuri finché non toccava a noi. Per noi principianti fu una bellissima lezione di intimidazione e umorismo poliziesco. Tutti i poliziotti avevano una cosa in comune: il piacere del potere su di noi. Alcuni erano dei veri boia. Trascorremmo il resto della giornata stando in piedi in un garage. Facevano dei verbali e delle foto, ma non presero le mie impronte digitali. E ciò mi fece pensare che le impronte prese in un precedente controllo di routine non fossero state distrutte come avevano promesso. Verso le ore 17 mi informarono che il provvedimento contro di me era stato archiviato perché avevo il compito di riguardare mia nonna che aveva 81 anni. Per verificare questo, due agenti, un uomo e una donna, erano andati a casa mia, come mi riferì in seguito mia nonna, e cercarono tra le mie carte. La ricerca deve essere stata molto deludente. Thank you.